Rotonda e ammagliante. Rotonda perché è una cucina in certi casi anche un po' grassina, un po' rotonda, un po' chi dà questa soddisfazione. Ammagliante perché a volte resti incantato anche da dei prodotti semplicissimi. La ricerca dell'eccellenza nella semplicità. È proprio la tipicità e la particolarità dei gusti dei propri prodotti. Tipici, usando freschezza assoluta, materie prime di qualità. La cucina parmigiana per me è una cucina di sangue, è una cucina di terra e di sangue. È una cucina di povertà, ma anche di ricchezza, quindi è una cucina completa. La semplicità e la ricchezza dei sapori, che sono sapori forti, marcati, che restano impressi. E poi in tutti quei piccoli produttori che giorno dopo giorno portano sulle nostre tavole sia dei salumi che dei formaggi grandiosi. Cioè, dare il massimo. E poi una cosa che non dimenticare mai, che penso che anche a noi appartenga, l'umiltà. La tradizione è questa, la filosofia della cottura, mantenere la traccia, l'assaggio continuamente del piatto che si sta preparando. Nella nostra città c'è una cultura della buona tavola, del buon cibo e questo si respira anche all'interno delle famiglie. Ingredienti poveri per una cucina nobile, poveri perché vengono dalla cucina contadina, quindi nella cucina contadina non veniva mai buttato niente, mai trascurato niente. E le nostre massaie, le nostre resdore hanno fatto sì di creare dei piatti invidiati da tutto il mondo.